Questo è il terzo mondo. La denuncia appello arriva dai residenti del quartiere San Pio che chiedono attenzione all'amministrazione comunale. Stadio, rispedite le accuse al mittente con una lunga nota. La FC Bari 1908 risponde alle critiche sullo studio di fattibilità per il restyling del San Nicola. La documentazione è sufficiente e non abbiamo copiato da nessuno. Antivaccinisti contro Lorenzin. La protesta di un gruppo di genitori ha accolto il ministro della Salute Abiceglie per partecipare alla seconda edizione di Digiton. Un calcio per la solidarietà, il nostro live da Via Argiro con Ciao Vinni per la gara di palleggi, primo tra gli eventi di raccolta fondi per i progetti dell'associazione. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Ci occupiamo del quartiere San Pio in apertura del nostro giornale. Questo è il terzo mondo, i residenti lanciano un appello alle istituzioni, siamo abbandonati. Intanto ci accompagnano in un lungo viaggio nel quartiere barese, guardiamo. Signora, come si vive qui? Male. Topi, scarafacci, senza luce, qua c'è la giostra, i bambini, non c'è un niente. I bambini come vanno alla scuola? Vengono, dovevano andare alla piazzetta. Non c'è un divertimento, non c'è niente, siamo abbandonati. Perdite di acqua di fogna per le strade, le stesse in cui i bimbi giocano praticamente piedi scalzi. Prospetti dei palazzi con la verniciatura che cade a pezzi, manutenzione del verde inesistente. Una perdita d'acqua denunciata un anno fa e mai risolta ha creato un piccolo stagno permanente di acqua putrida che adesso attira vespe e altri insetti. Piazza Nettuno, costata più di 250.000 euro con una fontana centrale mai entrata in funzione e giostrine per bambini che cadono a pezzi. San Pio è il terzo mondo, ci dicono i residenti al nostro passaggio. Ci invitano ad entrare nelle loro case per farci vedere con i nostri occhi le condizioni in cui vivono. Questo è solo un esempio. Un appartamento di edilizia residenziale pubblica. Le tubature dell'acqua sono saltate nel centro della cucina oramai 15 giorni fa. Da allora tutto è rimasto così. Per non parlare dei problemi di pubblica illuminazione, nelle ore serali il quartiere è interamente al buio. È l'igiene, in prima di tutto. Poi è successo questo caso per quanto riguarda l'illuminazione e più che altro anche la questione dell'acqua che ho denunciato almeno da 4 mesi fa. Condotte che fanno uscire l'acqua e attraggono le zanzare, le api e quant'altro da oltre un anno e nessuno interviene per risolvere un problema che è stato sollecitato sia dal sottoscritto, sia dal consigliere Sassanelli, sia da innumerevoli cittadini. Dall'amministrazione dichiarano imminenti i lavori per le palazzine ERP, per il rifacimento di ascensori, caldaie e guaine per un importo di 2 milioni di euro. Ma i residenti che si sentono completamente abbandonati chiedono molto di più. Dire al sindaco che invece di andare a restaurare e abbellire via Sparano, che non serviva a niente, doveva avvenire sopra i quartieri che vogliono essere tutti restaurati, tutto, no, no che fai sempre bar, via dei Ross, via dei... E il quartiere, loro se vanno là devono dire grazie ai quartieri, perché se non vengono la voto dalle poverite, le ricche allora non le pensano. E allora siamo allo stadio San Nicola, restyling dell'astronave di Renzo Piano. Ebbene, il Bari rispedisce le accuse al mittente e lo fa attraverso un lungo comunicato scandito in 4 punti cardine in cui suona la propria campana sulla questione restyling stadio San Nicola. La società di strada Torrebella, mettendo al bando critiche e polemiche, dice in sintesi che la documentazione relativa allo studio di fattibilità presentata al comune, a differenza di quanto dicono da Palazzo di Città, è più che sufficiente. Il documento non è stato copiato dal Cagliari, non si è giocato con i tempi per fare in modo che il comune non riuscisse a indire la gara per l'affidamento del San Nicola. E il Bari ancora non ha alcun debito tributario, ma alla società è stato notificato esclusivamente un avviso di accertamento della tassa rifiuti relativa al 2014. Infine poi il club di Gian Caspro spedisce 2 inviti, quello a tutti i protagonisti della faccenda ad affrontare le varie questioni nelle sedi opportune, quello ai tifosi di distinguere la cronaca dei fatti dagli attacchi mirati che dalla società ritengono di aver subito da una parte della stampa. E con riferimento a questa questione arriverà a stretto giro la replica dell'amministrazione comunale che ovviamente vi leggeremo non appena arriverà in redazione. Andiamo avanti, fioccano le prime multe a Santo Spirito per chi non si è ancora adeguato alle nuove regole sulla differenziata. Questa mattina sono state elevate 6 sanzioni nei confronti di cittadini residenti a Santo Spirito che avevano conferito i propri rifiuti all'interno dei cassonetti presenti sul territorio del quartiere di Palese, non rispettando quindi quanto disposto dall'ordinanza sindacale
sulla raccolta differenziata porta a porta avviata lunedì scorso nel quartiere. L'importo dei verbali ammonta a 50 euro l'uno. Queste sono le prime sanzioni elevate in occasione della nuova ordinanza legata all'introduzione del porta a porta, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli. Come avevamo annunciato, ci sarebbe stata ampia tolleranza verso chi sbaglia nel differenziare rifiuti e nei confronti di chi espone il contenitore al di fuori della propria abitazione nel giorno sbagliato. Allo stesso tempo, conclude Petruzzelli, però nessuna intransigenza verso chi abbandona i propri rifiuti per strada o nelle campagne limitrofe, ma soprattutto per chi lascia i propri bustoni nei cassonetti dei quartieri vicini. La cronaca: versano in gravi condizioni due dei tre feriti in due distinti incidenti sul lungomare di Bari, uno a Torre Quetta e l'altro all'altezza di Pane e Pomodoro. In quest'ultimo, avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, è rimasto gravemente coinvolto un anziano mentre attraversava la strada investito da una moto. La prognosi è ancora riservata. Quattro le ambulanze del 118 intervenute sul posto insieme alla polizia municipale. Nell'altro incidente invece sono rimaste coinvolte due auto. Un automobilista è stato trasportato al policlinico in codice rosso. Allora, siamo al nostro live oggi in diretta da via Argiro con la nostra Barbara Cirillo. Seguiremo insieme il primo dei progetti dell'associazione Ciao Vinni. Buonasera Barbara. Buonasera Alessandra, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, lavoro in corso per iniziare questa nuova avventura targata Ciao Vinni. Io sono insieme al presidente Lorenzo Moretti, che ha organizzato un programma ben fitto di eventi fino a giovedì non stop qui in via Argiro, dirette ma anche gare di palleggi. Cercheremo di trovare anche provetti giocatori. Niente, ci tentiamo. Quest'anno abbiamo incominciato con un nuovo format, è la quarta edizione dell'asta di beneficenza. Sarà sempre una cosa importante per quello che facciamo. I proventi verranno devoluti tutti per un grosso progetto di cui parleremo penso dopo. Niente, quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo cercato di movimentare un po' la settimana precedente all'asta e quindi abbiamo creato questa nuova base in via Argiro. Faremo girare un po' di televisioni, di radio e cercheremo di coinvolgere il pubblico con gara di palleggi e gara quiz sulle personalità dei calciatori, sulla loro vita, sulle varie cose. Ecco, intanto vediamo che ci sono già alcune magliette. Potete vedere Babacar, la maglietta del numero uno della nazionale Buffon. Insomma, sono circa 36 le maglie che saranno messe all'asta giovedì e quindi per poter partecipare è possibile partecipare anche alla gara di palleggi, ricordiamolo. Anzi, invitiamo chi magari è all'ascolto in questo momento e ci vuole raggiungere qui in via Argiro, perché chi in qualche modo raggiungerà un numero di palleggi abbondante e potrà accedere tranquillamente all'asta. Lorenzo, però anticipiamo un po' il progetto. Tutto questo è destinato per cosa? Sì, si chiama Ciao Vita. Fondamentalmente noi cercheremo in tutte le piazze di Bari di istruire, prevediamo oltre 2000 persone al BLS, quindi riconoscere un arresto cardiaco e lavorare sulla persona in arresto cardiaco per mantenerla in vita fino all'arrivo dei soccorsi. E allora Alessandra, io ti restituisco la linea, intanto noi cerchiamo qualche giocatore o qualche partecipante qui in via Argiro, a tra poco. Grazie Barbara e grazie a Lorenzo Moretti, e colgo l'occasione per anticiparvi che lunedì, martedì e mercoledì le puntate del TV Sport si terranno proprio in diretta di via Argiro insieme all'associazione Ciao Vinni. Noi andiamo avanti, ci trasferiamo idealmente a Biceglie, dove oggi si è tenuta la seconda giornata della seconda edizione di Digiton. Ospite dell'evento il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, l'abbiamo intervistata, sentiamo. Ho dato la piena disponibilità e l'avevo data già dal giorno che abbiamo presentato un decreto. Per noi le cose importanti sono che non venga svuotato di valore scientifico e che mantenga la sua cogenza. Poi siamo aperti a tutte le modifiche possibili che possono andare incontro anche alla sensibilità del Parlamento e anche a miglioramenti effettivi, per esempio sull'istituzione immediata dell'anagrafe nazionale vaccinale, cosa di cui abbiamo dibattuto in commissione. Non solo sono d'accordo, ma ho già trovato anche le risorse all'interno del Ministero per poterla finanziare. Ecco, ministro, a proposito delle risorse, il servizio bilancio ieri ha espresso qualche dubbio, lei dice nei LEA ci sono sufficienti risorse? Assolutamente, i LEA sono stati predisposti e finanziati 2 anni fa.
per la copertura al 95% di tutti i vaccini nel Piano Nazionale Vaccini, che sono non solo questi ma anche gli altri che sono fortemente raccomandati. Ecco, a questo punto, da questo punto di vista io ci tengo molto a dire un fatto, che noi abbiamo reso obbligatori quelli che sono per la sicurezza, che hanno un'ampia viralità, che sono considerati per la sicurezza della collettività. E non sono mancate le critiche per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. All'esterno delle segherie di Biceglie, un gruppo di genitori dell'associazione Insieme per Crescere Onlus, arriviamo da tutta la Puglia, hanno detto, per far giungere al ministro Lorenzin il nostro dissenso, perché pensiamo che il suo decreto non abbia né l'urgenza né la necessità e che manchino i presupposti per far vaccinare in sicurezza i nostri figli. Per questo chiediamo l'implementazione dei requisiti di legge affinché le vaccinazioni avvengano in sicurezza e vogliamo sentirci ascoltati nelle nostre paure e nelle nostre perplessità. Veniamo alla strage ferroviaria tra Andria e Corato. Tra pochi giorni, precisamente il 12 luglio, ricorre il tragico anniversario dell'incidente ferroviario. Sarà una giornata dedicata alla commemorazione di chi è scomparso e di chi è rimasto ferito, ma anche alla sicurezza del trasporto pubblico locale e quello su ferro. Lo ha deciso oggi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha incontrato una delegazione dei parenti delle vittime per definire l'organizzazione della giornata del 12 luglio di quest'anno. Nelle prossime settimane sarà convocata sul tema della sicurezza del trasporto pubblico locale una seduta monotematica del Consiglio regionale. Lotta all'evasione fiscale, alle frodi, tutela della spesa pubblica sono importanti i risultati ottenuti dalla Guardia di Finanza in Puglia nei primi 5 mesi del 2017. Il bilancio in occasione del 243° anniversario della nascita del corpo. Guardiamo. 234 evasori dell'IVA per 45 milioni di euro, 288 datori di lavoro nero, 76 milioni di euro di patrimoni indebiti, più di 21 tonnellate di droga. Sono solo alcuni degli illeciti scoperti nel 2017 dalla Guardia di Finanza in Puglia, presentati questa mattina in occasione della cerimonia per il 243° anniversario della fondazione del Corpo. Alla presenza delle autorità civili e militari del capoluogo sono state consegnate ricompense morali ai finanzieri pugliesi che si sono distinti in servizio. Poi il bilancio dell'attività dei primi 5 mesi dell'anno. Da gennaio a maggio sono circa 25.000 gli interventi eseguiti nella lotta all'evasione e alle frodi fiscali, nella tutela della spesa pubblica e nel contrasto a criminalità organizzata, in particolare ai traffici di stupefacenti. I risultati che hanno ottenuto i reparti della Regione Puglia in questi primi 5 mesi nel settore del contrasto ai traffici illeciti sono dei risultati molto importanti. In materia del sequestro di stupefacenti, nei primi 5 mesi abbiamo già raggiunto il totale di sequestri ottenuti l'anno precedente in tutto l'anno, quindi parliamo di oltre 20 tonnellate di stupefacenti. Questo dimostra da una parte la recrudescenza purtroppo del fenomeno di stupefacenti in arrivo sulle nostre coste, dall'altra dimostra anche l'efficienza del dispositivo. E allora invece adesso ci colleghiamo con un altro live, siamo in diretta dal centro Volkswagen Zentrum, insieme alla nostra Ilaria Del Vino. Il centro ha annunciato per domenica il terzo raduno di Bulli e Maggiolini, guardiamo. Buonasera, benvenuti in collegamento dalla Volkswagen Zentrum Bari. Sono in compagnia di Fabrizio Resta, responsabile marketing di questa concessionaria. Vogliamo parlarvi del terzo raduno Bulli e Maggiolini che si terrà questa domenica. Fabrizio, intanto benvenuto. Sì, grazie. Benvenuti a voi. Di cosa si tratta? Sì, siamo arrivati alla terza edizione di questo appuntamento con i veicoli d'epoca. Saranno presenti appunto Maggiolini e Bulli, che sono quindi il pulmino Volkswagen, lo storico pulmino Volkswagen. Siamo nell'ordine dei 60-70 equipaggi. Quello che ci aspettiamo sono almeno di confermare i numeri dell'anno scorso, che sono più o meno questi. Questa è la terza edizione, già gli anni precedenti ha avuto un grandissimo successo per tutti gli amatori e non. Sì, anche quest'anno abbiamo un attimo cercato di cambiare anche un po' il format. Ci saranno giochi per i bambini, offriremo un aperitivo con panzerotti, granite, anche perché ci aspettiamo il caldo. E niente, il resto è stata una bella novità 3 anni fa. Prima edizione, era, diciamo che da Roma in giù non c'era un appuntamento del genere, soprattutto così specifico su una marca. L'anno scorso ci siamo confermati aumentando nel numero quelli che erano le buonissime premesse del primo anno, quindi quest'anno continuiamo sulla stessa scia. E allora noi nel prossimo collegamento vi raccontiamo questa bellissima realtà, la Volkswagen Zentrum Bari, a tra poco.
E allora c'è già qualcuno che vedo non ha resistito al fascino del palleggio. Allora torniamo dalla nostra Barbara Cirillo in diretta da Via Argiro. Barbara, vengo da te. Sì, Alessandra, in realtà sono in fase di riscaldamento. Abbiamo trovato due coppie. Allora, giudice Moretti, avanti con la prima coppia. Vediamo di contare i palleggi. Che devo fare? Palleggiare, semplicemente palleggiare. Niente, solo quattro. Avanti l'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, soltanto 10 l'ultimo. Vai. Sotto a chi tocca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma clamoroso, okay. Lui con 10. C'è lui. Ce n'è un altro. Sto prendendo la mano. Vai, almeno 50. 50. Sì. Quello di prima. Una cinquantina deve riuscire a fare. Vabbè, possiamo? Vada. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, è andata bene questa. Qualcun altro? No, comunque si continua a palleggiare. Alessandra, ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie Barbara, noi ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con tante altre notizie. Rieccoci ancora qui in diretta per un'altra parte del nostro telegiornale, ancora tante notizie, ovviamente altri collegamenti da via Argiro. Riprendiamo con la denuncia appello alle istituzioni, all'amministrazione comunale dei residenti di San Pio che denunciano. Questo è un quartiere da terzo mondo e ci accompagnano in un lungo viaggio nel rione a nord di Bari. Guardiamo. Signora, come si vive qui? Male. Topi, scarafaggi, senza luce, qua c'è la giostra, i bambini, non c'è un niente. I bambini come vanno alla scuola? Vengono, dovevano andare alla piazzetta. Non c'è un divertimento, non c'è niente, siamo abbandonati. Perdite di acqua di fogna per le strade, le stesse in cui i bimbi giocano praticamente a piedi scalzi. Prospetti dei palazzi con la verniciatura che cade a pezzi, manutenzione del verde inesistente. Una perdita d'acqua denunciata un anno fa e mai risolta ha creato un piccolo stagno permanente di acqua putrida che adesso attira vespe e altri insetti. Piazza Nettuno, costata più di 250.000 euro con una fontana centrale mai entrata in funzione e giostrine per bambini che cadono a pezzi. San Pio è il terzo mondo, ci dicono i residenti al nostro passaggio. Ci invitano ad entrare nelle loro case per farci vedere con i nostri occhi le condizioni in cui vivono. Questo è solo un esempio. Un appartamento di edilizia residenziale pubblica. Le tubature dell'acqua sono saltate nel centro della cucina oramai 15 giorni fa. Da allora tutto è rimasto così. Per non parlare dei problemi di pubblica illuminazione, nelle ore serali il quartiere è interamente al buio. È l'igiene, in prima di tutto. Poi è successo questo caso per quanto riguarda l'illuminazione e più che altro anche la questione dell'acqua che ho denunciato almeno da 4 mesi fa. Condotte che fanno uscire l'acqua e attraggono le zanzare, le api e quant'altro da oltre un anno e nessuno interviene per risolvere un problema che è stato sollecitato sia dal sottoscritto, sia dal consigliere Sassanelli, sia da innumerevoli cittadini. Dall'amministrazione dichiarano imminenti i lavori per le palazzine ERP, per il rifacimento di ascensori, caldaie e guaine per un importo di 2 milioni di euro, ma i residenti che si sentono completamente abbandonati chiedono molto di più. Dire al sindaco che invece di andare a restaurare e abbellire via Sparano, che non serviva a niente, doveva avvenire sopra i quartieri che vogliono essere tutti restaurati, tutto, no che fai sempre bar, via dei Ros, via dei... E il quartiere, loro se vanno là devono dire grazie ai quartieri, perché ci non vengono voto dalla poverità, la ricca loro non la pensano. E tra pochi giorni, precisamente il 12 luglio, ricorre il tragico anniversario dell'incidente ferroviario tra Andria e Corato. Sarà una giornata dedicata alla commemorazione di chi è scomparso, di chi è rimasto ferito, ma anche alla sicurezza ferroviaria e del trasporto pubblico locale. Lo ha deciso oggi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha incontrato una delegazione dei parenti delle vittime per definire l'organizzazione della giornata del 12 luglio di quest'anno. Nelle prossime settimane sarà convocata sul tema della sicurezza e del trasporto pubblico locale.
generale, una seduta monotematica del Consiglio regionale. Allora, torniamo dalla nostra Barbara Cirillo per l'evento, il primo degli eventi di Ciao Vinni. Non so se Barbara riesce a sentirmi. Barbara, vengo da te. Sì, Alessandra, ci sono anche i più piccoli che si sono avvicinati qui alla gara di palleggi. Allora, proviamo a contare i palleggi di questi bimbi. Via, chi parte? Solo 4. Avanti l'altro. E ce n'è uno piccoli. Che squadra ti fate voi? Il Bari, ti fate il Bari, tu che squadra ti fai? Roma. Tu ti fila Roma, e questo piccolino che squadra ti fa? Io Juve. Tu ti fila Juve, vediamo se sappiamo palleggiare, Ci proviamo? Ci proviamo? Un bel calcio e ha fatto direttamente gol. Qual è il vostro beniamino, però, qual è il calciatore preferito? Dzeko. Dzeko, e il tuo? Indeci tutti, ti piacciono tutti. E il calciatore preferito? Dybala. Dybala, buon gustaio. C'è anche la maglia di Dybala. Magari chiediamo a mamma e a papà se la comprano durante l'asta di giovedì, Tanto io ce l'ho già. Ah, ce l'hai già? Ma quello è quello originale del calciatore? Sì, ho capito. Allora, Alessandra, ti restituisco la linea, ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie Barbara, andiamo avanti. A rischio il centro per l'infanzia di via Turitto nel quartiere Libertà, nella sede della ex scuola Melo. Questo pomeriggio la protesta di mamme e insegnanti. Guardiamo. 2 anni fa l'inaugurazione, oggi la protesta di genitori e insegnanti che non conoscono il futuro del centro ludico prima infanzia del quartiere Libertà in via Maggiore Turitto. Un servizio gratuito dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che ha aiutato tante mamme e papà della zona a gestire al meglio tutte le responsabilità legate alla gestione sempre più difficile di impegni professionali e genitoriali. Oggi davanti all'ex scuola Melo per protestare, per cosa? Perché ad oggi, che è 23 giugno, non abbiamo risposte, non sappiamo se il centro riaprirà a settembre oppure no. Ah, in questo quartiere, che è il quartiere Libertà, per i bambini non c'è nulla, questo per noi rappresenta, cioè sia per noi genitori che per i nostri figli, rappresenta un luogo fondamentale, perché sappiamo che possiamo lasciare qua i bambini tranquillamente. Abbiamo sentito, non vogliamo fidarci, ma abbiamo sentito che probabilmente i fondi FAP sono esauriti. E quindi questo posto bellissimo dovrebbe poter chiudere da un momento all'altro. Un nobile progetto finanziato dal Comune di Bari grazie ai fondi PAC per l'infanzia gestiti dalle cooperative sociali IGEA e Progetto Città. Per il prossimo 28 luglio però è prevista l'interruzione delle attività e insegnanti e genitori cercano risposte sulla loro sorte. Noi siamo qui in appoggio alle mamme, continuiamo ad esserlo perché questo è il nostro scopo principale. Aspettiamo indicazioni dal comune e siamo più fiduciose, il nostro lavoro è essere fiduciose con i bimbi, con le mamme. Per le mamme e per i bimbi. Questo è un progetto abbastanza illuminato e abbastanza progressista per questa città e sarebbe assurdo fare dei tagli da parte del comune, della regione, del ministero su un qualcosa che è indice di civiltà per l'Italia, per il meridione, per Bari. Un'area nelle vicinanze dello stadio San Nicola trasformata in vera e propria discarica abusiva. La zona adiacente ai nuovi viadotti ferroviari retrostanti le abitazioni del quartiere Santa Rita è stata sottoposta a sequestro giudiziario. La superficie di 4.000 metri quadrati e di proprietà di 4 soggetti diversi presenta tracce evidenti di numerosi roghi. Sono in corso indagini finalizzate a identificare gli autori dei ripetuti sversamenti sull'area su cui sono stati rinvenuti materiale in Eternit, rifiuti di prodotti elettronici, materiale risulta da lavorazioni edili, mobili di vario genere, masserizie varie. Al vaglio degli inquirenti la posizione dei proprietari dei terreni per omessa vigilanza sulle aree di loro proprietà. Torniamo a parlare della tanto contestata pedonalizzazione di alcune zone di Carbonara. Continua il braccio di ferro tra residenti e commercianti da una parte e amministrazione dall'altra. Sentiamo. Non siamo stati consultati da nessuno, qui sarà l'inferno. Residenti e commercianti di Carbonara in rivolta per l'imminente pedonalizzazione di un pezzo del centro storico di Corso Vittorio Emanuele, di Piazza Umberto e di Via Nilo. Si tratta di una sperimentazione, spiega il presidente del quarto municipio Nicola Acquaviva. Passati 60 giorni parleremo con i cittadini e faremo il punto della situazione. Ma i residenti non basta, le paure maggiori sono per il traffico e per i parcheggi, soprattutto perché la volontà dell'amministrazione comunale cade su una
zona come configurazione urbanistica già estremamente problematica. I commercianti di Corso Vittorio Emanuele già prevedono un calo delle vendite. Senza la possibilità di parcheggiare, ci spiegano, i clienti per fare acquisti usciranno dal quartiere. Ma è tutto pronto. Entro il prossimo mercoledì al massimo la sperimentazione comincerà. Intanto è già pronta una petizione promossa dall'Associazione Bari in Quarta per chiedere al primo cittadino la sospensione dell'ordinanza. Non siamo contro la pedonalizzazione, dichiarano, ma non si può procedere senza un accurato studio sulla viabilità e del traffico. Riaprirà al pubblico nei primi giorni di luglio il nuovo infopoint turistico di Piazza del Ferrarese. Questa mattina la consegna delle chiavi al nuovo gestore, l'appalto la cui base di gara è di circa 74.000 euro, avrà la durata di 3 anni. I nuovi gestori dovranno erogare i servizi di assistenza turistica fornendo informazioni utili per una migliore conoscenza e fruizione della città di Bari, ma anche svolgere attività di coordinamento dell'infopoint di Piazza Moro e delle risorse turistico-culturali presenti sull'intero territorio al fine di amplificare e ottimizzare i risultati di Incoming. E allora torniamo alla Volkswagen Centrum per l'evento, per il lancio dell'evento di domenica che riguarda il terzo raduno di Bulli e Maggiolini. Torno dell'area del vino. Bentornati in collegamento dalla Volkswagen Centrum, sono in compagnia di Fabrizio Resta, responsabile marketing della concessionaria. Vogliamo raccontare la vostra realtà, che è ben radicata sul territorio, come si articola? Sì, noi siamo concessionaria appunto Volkswagen su Bari e gestiamo la provincia appunto di Bari, Batte e Matera. Abbiamo altri 4 rivenditori autorizzati sul territorio, su Barletta, Matera, Monopoli e Putignano. Intanto io qui alle mie spalle vedo insomma una gran bella macchina, la nuova Tiguan. Quali sono le caratteristiche che la distinguono, le novità, le peculiarità più importanti? Beh sì, questa è una delle ultime novità di casa Volkswagen. Stiamo avendo anche uno degli ottimi riscontri dal pubblico, dai clienti che la stanno apprezzando. A breve, tra l'altro, la gamma Volkswagen si rinnoverà in maniera abbastanza consistente con a settembre l'uscita della nuova Polo, a cui seguirà entro fine anno l'uscita del nuovo T-Roc, che è una macchina completamente nuova e sarà una Tiguan, quindi con la stessa impostazione ma un po' più piccola, quindi diventerà veramente una macchina trasversale. Bene, tante novità, noi continuiamo a parlarvene nel prossimo collegamento. Grazie Ilaria, noi adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché tra poco torniamo con altre notizie e altri collegamenti dal nostro live. A tra poco. Questo è il terzo mondo, la denuncia appello arriva dai residenti del quartiere San Pio che chiedono attenzione all'amministrazione comunale. Stadio, rispedite le accuse al mittente con una lunga nota, la FC Bari 1908 risponde alle critiche sullo studio di fattibilità per il restyling del San Nicola, la documentazione è sufficiente e non abbiamo copiato da nessuno. Antivaccinisti contro Lorenzin, la protesta di un gruppo di genitori ha accolto il ministro della salute Abiceglie per partecipare alla seconda edizione di Digiton. Un calcio per la solidarietà, il nostro live da Via Argiro con Ciao Vinni per la gara di palleggi, primo tra gli eventi di raccolta fondi per i progetti dell'associazione. Eccoci ancora qui in diretta, riprendiamo questa terza parte parlando di vaccini. Lo ha fatto il ministro Lorenzin oggi da Abiceglie per la seconda edizione di Digiton, poi nel pomeriggio ha partecipato al convegno Sud 4.0, un convegno organizzato alla LUM, anche lì si è parlato anche di vaccini. Sentiamo. La Corte di Giustizia Europea non fa altro che ribadire quelli che sono i criteri processuali anche attualmente in vigore nel nostro Paese, per cui i giudici non emettono sentenze in base a diciamo, consultazioni tipo scientifico, ma ascoltando le parti e cercando nessi di causalità. Ricordo che proprio qui in Puglia questo nesso di causalità, cioè tra vaccini e l'insorgenza ad esempio di patologie come l'autismo, è stato smentito anche da
un lavoro fatto dalla Procura di Trani non poco tempo fa, mi sembra un paio di anni fa. E a questo proposito voglio dire che non esiste nessuna correlazione tra le vaccinazioni e del morbillo e l'insorgenza dell'autismo. Invece esiste moltissima correlazione tra il non essere vaccinati e prendersi queste malattie e anche morire, come è successo ieri a un bambino nella provincia di Monza. Un'area nelle vicinanze dello stadio San Nicola trasformata in vera e propria discarica abusiva, la zona adiacente ai nuovi viadotti ferroviari retrostanti e le abitazioni del quartiere Santa Rita è stata sottoposta a sequestro giudiziario. La superficie di 4.000 metri quadri di proprietà di 4 soggetti diversi presenta tracce evidenti di numerosi roghi. Sono in corso indagini finalizzate a identificare gli autori dei ripetuti sversamenti sull'area, su cui sono stati rinvenuti materiali in Eternit, rifiuti di prodotti elettronici, materiali di risulta da lavorazioni edili, mobili di vario genere e masserizie varie. E al vaglio degli inquirenti la posizione dei proprietari dei terreni per omessa vigilanza sulle aree di loro proprietà. A rischio il centro per l'infanzia di Via Turito nel quartiere Libertà, nella sede dell'ex scuola Melo. Questo pomeriggio la protesta di mamme e insegnanti. C'eravamo, guardiamo. 2 anni fa l'inaugurazione, oggi la protesta di genitori e insegnanti che non conoscono il futuro del centro ludico prima infanzia del quartiere Libertà in via Maggiore Turitto. Un servizio gratuito dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che ha aiutato tante mamme e papà della zona a gestire al meglio tutte le responsabilità legate alla gestione sempre più difficile di impegni professionali e genitoriali. Oggi davanti all'ex scuola Melo per protestare, per cosa? Perché ad oggi, che è 23 giugno, non abbiamo risposte, non sappiamo se il centro riaprirà a settembre oppure no. Ah, in questo quartiere, che è il quartiere Libertà, per i bambini non c'è nulla, questo per noi rappresenta, cioè sia per noi genitori che per i nostri figli, rappresenta un luogo fondamentale, perché sappiamo che possiamo lasciare qua i bambini tranquillamente. Abbiamo sentito, non vogliamo fidarci, ma abbiamo sentito che probabilmente i fondi FAP sono esauriti. E quindi questo posto bellissimo dovrebbe poter chiudere da un momento all'altro. Un nobile progetto finanziato dal Comune di Bari grazie ai fondi PAC per l'infanzia, gestiti dalle cooperative sociali IGEA e Progetto Città. Per il prossimo 28 luglio però è prevista l'interruzione delle attività e insegnanti e genitori cercano risposte sulla loro sorte. Noi siamo qui in appoggio alle mamme, continuiamo ad esserlo perché questo è il nostro scopo principale. Aspettiamo indicazioni dal comune e siamo, in realtà noi siamo più fiduciose, il nostro lavoro è essere fiduciose con i bimbi, con le mamme, per le mamme e per i bimbi. Questo è un progetto abbastanza illuminato e abbastanza progressista per questa città e sarebbe assurdo fare dei tagli da parte del comune, della regione, del ministero su un qualcosa che è indice di civiltà per l'Italia, per il meridione, per Bari. Torniamo a parlare dell'imminente pedonalizzazione di alcune zone di Carbonara. Continua il braccio di ferro tra residenti e commercianti da una parte e amministrazione dall'altra. Stati da nessuno, qui sarà l'inferno. Residenti e commercianti di Carbonara in rivolta per l'imminente pedonalizzazione di un pezzo del centro storico di Corso Vittorio Emanuele, di Piazza Umberto e di Via Nilo. Si tratta di una sperimentazione, spiega il presidente del quarto municipio Nicola Acquaviva. Passati 60 giorni parleremo con i cittadini e faremo il punto della situazione. Ma i residenti non basta, le paure maggiori sono per il traffico e per i parcheggi, soprattutto perché la volontà dell'amministrazione comunale cade su una zona come configurazione urbanistica già estremamente problematica. I commercianti di Corso Vittorio Emanuele già prevedono un calo delle vendite. Senza la possibilità di parcheggiare, ci spiegano, i clienti per fare acquisti usciranno dal quartiere. Ma è tutto pronto. Entro il prossimo mercoledì al massimo la sperimentazione comincerà. Intanto è già pronta una petizione promossa dall'associazione Bari in Quarta per chiedere al primo cittadino la sospensione dell'ordinanza. Non siamo contro la pedonalizzazione, dichiarano, ma non si può procedere senza un accurato studio sulla viabilità e del traffico. Torniamo al nostro live in diretta da Via Argiro con Barbara Cirillo, la vedo in compagnia di due ospiti, uno di loro è particolarmente noto a questi studi. Barbara, vengo da te. Sì, Alessandra, ci ha raggiunto il responsabile dei servizi sportivi di Telebari, Enzo Tamborra, perché c'è una novità, l'abbiamo anticipata prima insieme a Lorenzo Moretti. Da lunedì a mercoledì il TV Sport si sposta qui. Sì, lo faremo su due fronti, studio centrale Telebari, ma collegamenti con Via Argiro.
c'è uno più chiacchierone di me, insomma, Luciano, va bene. E ce ne vuole. Sì. E dicevo, faremo questa trasmissione particolare perché vogliamo sostenere la causa di Ciovini. Noi siamo sempre stati molto vicini all'associazione dei Moretti, ma quest'anno siamo in qualche modo dentro l'associazione perché, ripeto, fare il TB Sport a braccetto con questa iniziativa è un motivo anche di orgoglio per noi, insomma. È il bello dello sport, no, anche Lorenzo? Beh sì, assolutamente, bisogna fare squadra. Abbiamo avuto in primis, come al solito, un grande appoggio da voi di Telebari. Ci sono tante altre emittenti che ci presteranno i loro giornalisti che durante la serata, quindi durante l'asta, ci aiuteranno a abbattere le maglie. Quindi sarà una cosa diversa dal solito. E allora appuntamento ancora una volta da lunedì a mercoledì, ovviamente come sempre alle 14.30 con il bianco e rosso TB Sport, e poi il puntatone insomma di giovedì con l'asta di beneficenza, dove, a che ora, ricordiamolo? Allora, alle ore 20 al Circolo Canottieri Barion, vi aspettiamo. Enzo, facciamo un invito a tutti quanti. Io pensavo di palleggiare qui. Chiudiamo così, no, chiudiamo la gara di palleggio. Lorenzo contro Enzo Tamborra, via. Chiudiamo così Alessandra in bellezza. Chiediamo... Anche perché devo dimostrare al dottor Moretti, insomma, che... le sue cure sul mio ginocchio, insomma, qualche effetto positivo l'hanno avuto. Vediamo un po'. Aspetta un attimo, alziamo il pallone. Stai contando? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. E la... 2, 3, 4, 5, 6, 7, li ha fatti 7, no? Mi sa che ha vinto Enzo. Ma vale con la stessa gamba? Vale? Che non dovrebbe. Anche diciamo che è più forte Enzo. Ho soltanto questa, insomma, quindi non c'è un'alternativa. E allora, grazie ancora ad Enzo Tamborra. Enzo, sì. Sì, solo per chiudere, quindi vi ricordo l'appuntamento, l'hai già fatto tu, ci sono le belle maglie, visto quella della Ternana. Devo dire che io un debole per quella maglia, perché mi ricorda i colori dell'infanzia, rosso, verde, era una maglia particolare, diversa dal solito. E poi queste iniziative ci servono anche un po' a restituire al calcio il senso più bello. In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori. Questo è il calcio che piace alla gente, un calcio solidale. Lo so che Alessandra vorrebbe aprire una parentesi lunghissima rispetto alla guerra ormai intorno allo stadio San Nicola, perché guerra Bari-Comune per la gestione del San Nicola, c'è uno scambio di comunicati, non li ho letti sino in fondo. Li abbiamo letti in diretta. È ormai chiaro come ormai siamo davvero ai ferri corti. Grazie ancora ad Enzo Tamborra, grazie a Lorenzo Moretti, presidente di Ciovini. Grazie a voi come al solito. Alessandra, ti restituisco la linea augurando a te e a tutti i nostri telespettatori buona serata. Grazie Barbara, un bicchiere d'acqua e fate prendere fiato ad Enzo Tamborra perché ci serve qui, ovviamente grazie a tutti i tuoi ospiti. Adesso invece andiamo al nostro altro live dal Volkswagen Zentrum e torniamo dall'area del vino. L'app Herbi, partiamo di qui. Fabrizio, che cos'è? Sì, questa è chiaramente la nuova app Volkswagen che abbiamo pensato di brandizzare in questo modo, proprio in onore del Maggio Tutto Matto, il famoso Herbi, proprio perché è ormai imminente la data del raduno di domenica mattina. Quindi sarà un po' la mascotte, il simbolo di questo raduno ormai alle porte. Coloratissima no, però insomma questo contrasto a righe rosse e blu col bianco, insomma, molto molto carino. Sì, è simpatico, un allestimento sportivo, ma veramente più che altro richiama quelli che sono i colori di Herbi, insomma, una macchina storica per la Volkswagen. Un tributo. Perfetto, sì. E allora torniamo subito a questo raduno di domenica. Sì, ormai l'appuntamento è per domenica mattina, vi aspettiamo numerosi, insomma. Va bene, noi ci saremo senz'altro. Dalla Volkswagen Zentrum Bari è tutto, ringrazio Fabrizio Resta e restituisco la linea allo studio. Grazie Lara, grazie ai tuoi ospiti. Noi invece andiamo avanti con la nostra rubrica di arte e cultura e parliamo oggi del nuovo umanesimo nella scultura di Angelo Cavallo. Ce ne parla Isabella Cedro.
Artista figurativo, nato nel 1954, Angelo Cavallo ha insegnato discipline plastiche presso il liceo artistico Pino Pascali di Bari. Oltre a mostre personali e collettive, ha realizzato commissioni pubbliche, tra cui il ritratto in bronzo dell'ex rettore dell'Università di Bari, Aldo Cossu, esposto in Aula Magna, quello del pedagogo Gaetano Santomauro nella scuola media a lui intitolata e il pregevole busto in terracotta policroma di Gioacchino Murat nell'area consiliare del comune di Bari. Visitando il suo atelier, ribattezzato il Giardino dell'Arte, le opere ci conducono in una dimensione altra, atemporale e sublime. Sculture, bassorilievi, terracotte e ceramiche, varie per dimensioni e materiali, costituiscono una collezione in cui l'artista propone la sua sapienza tecnica nel reinventare la classicità e il suo messaggio profondamente etico, l'amore per l'umanità e la natura. Scene con figure sacre, profane o mitiche, nature morte vanitas, di un virtuosismo plastico dove geometria e realtà sono la base del vero, sulle quali si svolge il delicato intreccio di emozioni e passioni in una lucida ricerca della verità, della bellezza e del bene, un'esperienza spirituale verso l'essenza dell'ordine del creato. I temi religiosi o della maternità e della donna sono un omaggio e un canto alla vita, vissuta nella sua semplicità, profondità e delicatezza di affetti. Opere realizzate con soluzioni formali, lontane da cliché accademici o d'avanguardia, e scelte tematiche di un'autentica attualità in antitesi alla falsa mitologia contemporanea, valori universali verso un umanesimo nuovo. Invitiamo a visitare nel mese di maggio la mostra Le Madri di Dio presso il suo atelier Il Giardino dell'Arte in via Calefati 261. Bene, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, tra poco parleremo di salute, parleremo di politica, lo faremo con l'onorevole del Partito Democratico Alberto Losacco, tra poco. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Ancora gran caldo nel corso di questo sabato su gran parte d'Italia. Persisterà questo campo anticiclonico posizionato sull'Europa centro-occidentale che darà luogo a stabilità e bel tempo quasi ovunque, salvo qualche temporale pomeridiano, i classici temporali di calore che interesseranno le Alpi e l'Appennino centro-meridionale. Vediamo anche il dettaglio relativo alla nuvolosità, sul quale appunto osserviamo questi addensamenti nuvolosi in sviluppo sulle aree montuose alpine nel corso del pomeriggio ed anche sui rilievi calabro-lucani. Saranno proprio questi addensamenti, lo vediamo nella grafica successiva, a dar luogo a rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata sulle aree interne collinari e montuose del versante alpino e dell'Appennino meridionale. Il bel tempo però dominerà coste e pianure con temperature in ulteriore aumento in Valpadana, dove le massime raggiungeranno anche i 37-38 gradi, massime molto elevate anche al centro-sud, valori un po' più bassi lungo le coste, ma in questo caso ci sarà afa intensa. Con questo è tutto, per aggiornamenti in tempo reale scaricate l'app di Trebi Meteo. Eccoci ancora qui in diretta per il nostro focus in compagnia dell'onorevole del Partito Democratico Alberto Losacco. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Iniziamo a parlare di salute, intanto perché continuiamo ad affrontare il tema che abbiamo ampiamente affrontato nei nostri telegiornali in questi giorni. Stiamo parlando dell'area posta sotto sequestro in via Archimede al quartiere Japigia, per quella palazzina che è stata ribattezzata Palazzina della Morte. In 30 anni circa 27 casi di tumore che hanno indotto in sospetto, chiedendo con un'inchiesta della procura che ha messo l'area sotto sequestro. Questo sono i carotaggi al momento che daranno una risposta rispetto ad un'eventuale correlazione tra sostanze contenute nel sottosuolo e potenzialmente dannose per la salute. Vedremo come andrà a finire, però lei se ne era già occupato. Sì, a dicembre avevo fatto un'interrogazione parlamentare appunto per capire quale fosse la situazione, il mistero che ruota attorno a questo palazzo, visto che ci sono state tanti morti e tanti ammalati. È bene che si facciano i carotaggi, bisogna fare chiarezza e arrivare prima possibile al punto. Bene ha fatto anche la magistratura a porre l'area sotto sequestro.
Insomma, la salute è un tema molto caldo in questo momento, se pensiamo anche a tutte le polemiche nate attorno alle vaccinazioni, complice probabilmente anche un'informazione distorta, e su questo salgono sul banco degli imputati sicuramente i social o la rete internet con le cosiddette fake news, cioè quelle notizie che ovviamente non hanno una fonte ufficiale, che rischiano di mandare in confusione molti genitori. Proprio oggi pomeriggio ha parlato il ministro Lorenzin da Bari, c'è un'apertura a rivedere il decreto, ma non allo svuotamento del decreto stesso, che è si riferisce sempre all'obbligo vaccinale per garantire la tutela pubblica, la tutela della salute. Sì, io vorrei anche sottolineare l'irresponsabilità a volte di persone che hanno compiti e ruoli importanti come i parlamentari o alcuni importanti movimenti politici, cavalcare appunto sull'onda del populismo queste tematiche, soprattutto le fake news, solo per avere un ritorno elettorale è drammatico quando ci sono questi aspetti così importanti che riguardano la salute. Abbiamo visto quello che è successo nel drammatico caso del bimbo deceduto contagiato dai fratellini non vaccinati per scelta dei genitori, e veramente bisognerebbe avere molto più senso di responsabilità. Imporre però, onorevole, l'obbligo di vaccinazione tramite decreto impone una riflessione su tutta la nostra società, è un po' una sconfitta. Sì, senz'altro, è anche vero che fare un decreto con un obbligo è sempre una cosa invasiva e bisognerebbe cercare di evitarla. La contropartita però è gravissima, come abbiamo visto, quindi io voterò convintamente questo decreto, la conversione di questo decreto in legge, e sinceramente non vedo l'ora che si faccia. Continuiamo a parlare di salute, potremmo parlare però di un caso a lieto fine, stiamo parlando della guerra del grano che torna ciclicamente ed è tornata anche quest'anno con i picchetti organizzati da Coldiretti per una nave carica di grano proveniente da Vancouver. Ancora una volta si sono messi in discussione i livelli in questo caso di DON, una micotossina contenuta all'interno del grano, all'esito però di rilievi dopo il dissequestro da parte delle autorità giudiziarie si è scoperto che i livelli erano assolutamente in linea con i parametri di legge, una garanzia anche per la salute dei consumatori. Sì, è importante che si facciano i controlli. I nostri industriali, per fortuna in Puglia abbiamo tanti pastai, i nostri industriali sostengono che il livello di produzione locale non è sufficiente a garantire le necessità. Quindi il ricorso al grano estero sarebbe indispensabile. Tuttavia questo deve avvenire in linea con quelle che sono le nostre regole igienico-sanitarie. In questo caso abbiamo delle lievi difformità tra la regolamentazione canadese e quella italiana, e quindi bene si è fatto a verificare fino in fondo quale fosse lo stato di salute e la condizione di questo grano. Quindi il sequestro ha potuto garantire appunto che non ci fossero difformità rispetto alla nostra regolamentazione. Noi sul piano sanitario abbiamo una legislazione molto puntuale, è giusto che sia così, e quindi bisogna tenere in considerazione le sue esigenze, quelle degli imprenditori che ovviamente hanno tutto il diritto di potersi rifornire da dove credono per quanto riguarda l'approvvigionamento del grano, e quello dei nostri imprenditori a vedersi non scavalcati su un prodotto che non rispetta la regolamentazione a cui loro invece devono attenersi. È molto difficile fare sintesi tra due posizioni che sono, come dire, difendibili allo stesso modo. Da una parte quella dei produttori, dall'altra quella degli agricoltori. In questo caso però sappiamo quanto questo sequestro poi pesi sulle spalle delle aziende molitorie. Talmopa infatti ha espresso il proprio plauso nei confronti di questa vicenda che si è conclusa positivamente come tante altre. C'è però una questione che probabilmente potrebbe risolvere, no, questa antitesi fra i due ruoli, che è l'obbligo in etichettatura della materia d'origine, della materia prima, perché questo non c'è ancora e può dar origine a un po' di confusione, no? Anche per il consumatore. Questo si farà a livello legislativo, ci sono già delle proposte per venire incontro a questa richiesta giustissima, anche se nel caso specifico il problema è stato risolto appunto dalle analisi, dall'esame di quel carico di grano arrivato, e quindi è importante che in Italia ci sia una regolamentazione di questi aspetti così puntuale. Il tutto è stato garantito
dall'azione di sequestro che è stato fatto e di verifica. Quindi il problema è stato superato in questo caso a prescindere dall'etichettatura, che comunque è un obiettivo che il legislatore deve senz'altro porsi. E allora, onorevole, vediamo la politica, tasto dolente? Non sappiamo. Ad ogni modo, partendo dalla stretta attualità, c'è Pisapia che ha bocciato Renzi, ha già detto nessun listone con il PD, questo rischia di destabilizzare il centro-sinistra. Ma queste sono scaramucce, ancora non c'è la legge elettorale, che come sappiamo le alleanze, purtroppo per fortuna, a seconda dei punti di vista, si fanno quando è chiaro il meccanismo che ci porterà al voto. Ad oggi in piedi c'è una legge elettorale alla Camera, l'Italicum, o meglio l'Italicum così come è venuto fuori dalla sentenza della Consulta, e il Consultellum al Senato. Sono due leggi abbastanza differenti, seppur tutte e due con una matrice proporzionale, che non richiedono l'alleanza tra partiti, anzi la disincentivano. Quindi bisogna aspettare quella che sarà la legge definitiva, se questa o un'altra, e poi si riuscirà a parlare di alleanza in modo più sereno. Io prevedo che il mese di luglio su questo sia il mese del chiarimento. Intanto, onorevole, la strategia di Matteo Renzi è quella di creare un listone a sinistra e al centro, escludendo il Movimento Democratico Progressista, che ovviamente ha fatto infuriare il leader del movimento. Scaramucce anche queste, come le definisce? Ma assolutamente sì, queste non sono cose che ha detto il segretario del partito, sono ragionamenti che sono stati fatti sui giornali. Sono i cosiddetti rumors, no? Sono i rumors. E quindi io ripeto, siamo ancora lontani ad avere un assetto chiaro per le prossime elezioni politiche, appunto perché non c'è ancora certezza su quello che sarà lo strumento utilizzato, appunto la legge elettorale. Quindi fino a quando non c'è la legge elettorale non si può decidere se si andrà sotto forma di coalizione oppure se resteranno, come nel caso dell'Italicum, i singoli partiti che si confrontano, e poi probabilmente nessuno raggiungerà la maggioranza e quindi la politica sarà costretta a fare un'alleanza di governo dopo le elezioni in Parlamento. Siamo alla vigilia dei ballottaggi nei comuni, Matteo Renzi non ha previsto nessuna iniziativa, c'è chi l'ha letta come un segnale di paura, no? Di imminente sconfitta, lei come lo legge? Matteo Renzi ha fatto questa scelta di dare spazio ai candidati, del resto sono ballottaggi, si confrontano i candidati sindaci che hanno superato la prima prova. E quindi ritengo giusto anche questo atteggiamento. È importante che vengano fuori le proposte politiche dei candidati sindaci. Noi siamo ai ballottaggi quasi dappertutto, in tutta Italia, anche in Puglia, in tantissimi comuni, e sono fiducioso. Io penso che quello che è successo in queste ultime settimane, e soprattutto il fatto che gli italiani abbiano visto che siamo purtroppo tornati indietro a una stagione politica che pensavamo di esserci messa alle spalle, ridia fiato al Partito Democratico, e ritengo che sia davvero un bene per il nostro Paese. I sondaggi danno in risalita al Partito Democratico, quanto peseranno, se peseranno, i risultati del ballottaggio? Tutte le elezioni sono ovviamente importanti, e quindi le attendiamo con ansia. Tutto sommato sono sempre elezioni amministrative, e il percorso parlamentare è ancora 6 mesi davanti, dobbiamo fare dei provvedimenti importanti, abbiamo una legge di bilancio che è fondamentale anche per quello che ci chiede l'Unione Europea, e cercheremo anche quest'anno di non andare, come è stato fatto qualche anno fa, troppo a rimorchio delle richieste, delle esigenze che ci venivano dall'Europa, ma di proporre una legge di bilancio che ridia fiato e rilancia un po' l'economia del nostro paese. Veniamo ad un'altra competizione, che è quella che però si gioca sul campo di calcio, e parliamo in chiusura del Bari, visto che ha deciso di affidare l'allenamento della squadra a Fabio Grosso, l'eroe del mondiale, quello che ci ha fatto segnare col suo calcio di rigore. E le piace questo allenatore? Assolutamente sì, il fatto di avere allenatore del Bari, il simbolo diciamo dell'Italia campione del mondo, l'ultimo campionato che abbiamo vinto, è fantastico. Quindi c'è molto entusiasmo e speriamo che faccia bene, davvero questa città ne ha bisogno.
E allora siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Alberto Losacco, onorevole del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Un'estate di lavoro si profila? Immagino di sì, sarà un'estate impegnativa. Grazie a lei e grazie a voi per averci seguito, appuntamento a più tardi.